Salve, buongiorno a tutti. Allora, vi faccio questo video perché comunque mi telefonate quasi tutti o mi scrivete per farmi la stessa domanda. Allora, vi parlo del polline. La domanda che mi fate è questa: come mi arriva a casa? Come fa il polline a rimanere congelato durante il trasporto? Allora, dovete sapere che il polline è un alimento eccezionale, ok? Che viene prodotto dalle api, questo lo sappiamo tutti, e che le api poi portano nelle proprie arnie. Dovete considerare che sono le loro case, no? Dovete considerare che il polline in natura si trova ad affrontare sia le giornate caldissime dell'estate che le notti o gli inverni più freddi. Quindi è normale che il polline si faccia tra la primavera fino a ottobre-novembre, quindi nei periodi prevalentemente ovviamente di fioritura quando avviene l'impollinazione. Quindi il polline rimane all'interno delle arnie con temperature molto elevate. Le api tengono solitamente un 37 gradi all'interno della loro casetta. Quindi il trasporto avviene mediante una scatola di polisterolo, ve la faccio vedere così state tranquilli. Eccola qua, olè, dove all'interno verrà messa questo ghiaccio gel, eccolo qua, e il polline vi verrà spedito in questo modo qui, in una busta, chiamiamola in semi sottovuoto perché comunque il polline deve respirare, ok? E non arriverà mai congelato nelle vostre case, ma arriverà fresco. Anche se non lo fosse, non ci sono problemi perché il polline può rimanere a temperatura ambiente, proprio come accade in natura, almeno 4 giorni ci può stare con tranquillità, 3-4 giorni facciamo. Quindi noi conse io consegno al corriere la sera intorno alle 7, entro le 7, la notte è già praticamente in viaggio in partenza, il giorno dopo è in consegna. Questo vale per tutte le capitali, per tutte le città che sono facilmente raggiungibili. Quando parliamo di Reggio Calabria, Sicilia o parliamo di paesi come Cortina o Alta Valle d'Aosta, insomma situazioni, le isole, l'Isola d'Elba, una parte di Venezia, tutte le destinazioni che sono un pochino più difficoltose hanno bisogno almeno di 2 giorni. Quindi non arriverà, io spedisco oggi alle 7, non arriva domani, ma arriva dopodomani intorno nel pomeriggio o in prima mattinata. Quando viene ricevuto il polline a casa, deve essere comunque tenuto in congelatore. Io parlo di polline fresco congelato perché è il metodo di conservazione. Cioè, noi siamo abituati al polline essiccato, che è il polline contenuto in un barattolino che viene tenuto tranquillamente su qualsiasi mensola della cucina, va bene? Invece questo no, questo deve essere tenuto in congelatore per la conservazione, per non permettere al polline di fermentare, perché abbiamo già detto, ho detto diverse volte, c'è anche scritto che il polline è una sostanza, è un alimento vivo, come lo yogurt, dentro abbiamo i fermenti, i batteri. Quindi se noi lo teniamo a temperatura ambiente a lungo, il polline comincia a fermentare. Dopo un tot ore, tot giorni, ovviamente la fermentazione potrebbe essere troppo elevata, il polline potrebbe risultare acido, quindi arrivare ad avere un pH acido e difficilmente digeribile per il nostro stomaco. Ovviamente poi passati troppi giorni c'è pericolo di formazione di muffe e così via, quindi assolutamente questo non è mai accaduto nella storia della spedizione del polline. Quindi dovete stare, vi voglio tranquillizzare, il polline viene spedito, ripeto, in una busta in sottovuoto, dentro una scatola di polisterolo, all'interno un ghiaccio gel. Non vi arriva congelato, ma quando lo riceverete, dovrà essere tenuto in congelatore, ok? Un'altra domanda è quella, io come faccio poi a consumarlo dal congelatore? Allora, il polline viene leggermente deumidificato e non contiene tantissima acqua al suo interno, quindi non congela come fanno tutti gli altri alimenti, una patatina o uno zucchino. Avendo poca acqua, il polline risulterà più croccante, ma non realmente congelato. A contatto con il nostro palato, quindi ad una temperatura di 37 gradi della nostra bocca, si scioglie immediatamente. Mentre il polline secco quasi va masticato e rimane duro, il polline fresco appena entra nelle nostre bocche si scioglie, diventa proprio un pastone, una polvere che un pastone è la parola giusta. Infatti consiglio sempre la prima volta di provare a piccole piccole dosi, di modo che avete la possibilità di sentire la sensazione in bocca, oppure di prepararvi un bicchiere di acqua vicino. Poi, mano a mano che lo prenderete, non c'è nessun problema. Chi ha difficoltà a mangiarlo puro,
e anche questo lo trovate bene nel sito, lo potete consumare all'interno di un bicchiere d'acqua, di un bicchiere di latte di qualsiasi tipo, può essere vegetale o vaccino, va benissimo. All'interno anche di infusi o camomille, l'importante è che non siano calde, quindi un infuso o una camomilla che sia già abbastanza tiepida. Io, per esempio, a mio figlio di 1 anno e mezzo lo do spesso nel frullato di frutta, oppure lo sciolgo nel frullato di frutta che lo do con il biberon, oppure all'interno di una camomilla abbastanza tiepida, li metto dentro un cucchiaino di polline. La terza domanda sono le dosi, anche questo c'è scritto, quindi parlo per chi preferisce comunque comunicare e non leggere, perché non tutti siamo uguali. Allora, un cucchiaino piccolo per i bambini. Solitamente il polline lo troviamo consigliato sopra i 3 anni. Io vi parlo della mia esperienza, quindi è la mia esperienza, questo che sia ben chiaro, io l'ho dato prima. Insieme a me altre mamme avevano fatto questa esperienza prima di me e mio figlio sta bene, nel senso non mi è successo nulla, ovviamente ho provato piano piano, ho provato prima con qualche chicchino e così via, fino ad arrivare oggi a un bel cucchiaino dentro il frullato di frutta. E, gli adulti invece bisogna arrivare almeno a 20 grammi, 18-20 grammi, quindi è un cucchiaio bello colmo da minestra. Tutte le mattine, anche questo da prendere come desiderato e come siete abituati a fare colazione. L'unica cosa importante è di non prenderlo con il caffè o il tè, che sono sostanze che comunque contengono teina e caffeina e non va bene perché il polline è un integratore, porta all'interno minerali e vitamine, il caffè contenente caffeina e teina invece vanno a distruggerle, quindi prese proprio uno vicino l'altro sarebbe un peccato. E per le persone che ne hanno più bisogno, io parlo delle persone anziane, di persone che sono spesso malate, di giovani o comunque sia persone che non mangiano molto, quindi spesso si trovano deperite, si ammalano spesso, si può prendere tranquillamente anche un secondo cucchiaio. Idem per gli sportivi, il polline è un integratore fantastico per gli sportivi, chi va in bicicletta, chi gioca a calcio, chi gioca a tennis, chi va in palestra, chi ha bisogno di proteine come bodybuilder, quindi chi gli piace molto aumentare la propria massa muscolare. Il polline è un alimento che può essere integrato con grande facilità e può dare dei grandissimi risultati immediati, perché comunque quando si prende polline, nel giro di una settimana si sentono già i grandi benefici. Se poi prendiamo l'abitudine di continuare nel tempo e che il polline faccia parte del nostro stile di vita, vi sentirete proprio meglio, vi ammalerete meno, vedrete che nel cambio stagione non soffrirete, a dicembre non avrete raffreddori, insomma, il corpo proprio cambia e ci si sente veramente molto meglio. Ecco, io spero con questo video di aver esaurito le vostre domande, i vostri dubbi, perché queste sono sempre quelle che si ripetono continuamente, quindi non faccio altro che scrivere e rispondere alle vostre mail. Comunque non vi preoccupate, avete tutti i miei contatti, se ancora vi rimangono dei dubbi, io rimango ovviamente a vostra disposizione. Buona giornata a tutti!